cancellare il capitolo 5 sulle adozioni, eliminare ogni richiamo al matrimonio e poi mettere la fiducia su un maxi emendamento del governo. Questa volta il premier Renzi ad indicare la strada per uscire dal pantano Unioni Civili. Nessuna intesa con il Movimento 5 Stelle, piuttosto inaffidabile per il Presidente del Consiglio, accordo pieno invece con gli alleati di governo di Area Popolare. Oggi il problema che noi abbiamo, sul quale io sono molto preoccupato, è che non si vada avanti da nessuna parte, cioè che questo dibattito sia bloccato come è accaduto in passato. L'apertura di Renzi a cancellare le adozioni dal testo sulle unioni civili, ribadita nell'incontro di oggi con la stampa estera in occasione del secondo anniversario della nascita del suo governo, viene subito accolta dal ministro dell'Interno Alfano, per il quale tuttavia con lo stralcio delle adozioni e di ogni richiamo al matrimonio il nuovo testo sulle unioni civili potrebbe essere votato da una maggioranza molto più ampia, anche con il sostegno di Forza Italia. L'accordo con il nuovo centrodestra, con l'esclusione del capitolo adozioni dal testo, non piace invece alla sinistra del PD, che ribadisce la volontà di approvare il disegno di legge così com'è, mentre la madrina del disegno di legge sulle unioni, Monica Cirinnà, anche se a malincuore, giudica necessario il maxi emendamento del governo. Mercoledì si torna al Senato in un clima ancora di profonde divisioni trasversali, questa volta a dettare i ritmi. Tuttavia sarà il governo stesso che punta verso la fiducia da far approvare tra giovedì 25 febbraio e al più tardi martedì 1 marzo. Risultato questo nelle intenzioni del Premier da aggiungere a quelli già centrati nei due anni di governo, a cominciare dalla riforma del lavoro a quella della pubblica amministrazione. Un bilancio positivo per Renzi, che conferma la fine della legislatura per il 2018.